Allora, è passato un po' di tempo dall'ultimo episodio a questo, c'è stato Lucca di mezzo e tra appunto quell'ultimo episodio e questo ho passato molto tempo qui a cercare di farmare le fenici. È stato un processo abbastanza difficile ma molto remunerativo, perché quando non apparivano le fenici comunque ammazzavo tutti i nemici che apparivano, avendo sostanzialmente un solo obiettivo: fare più livelli possibili. Credo di esserci riuscito, almeno spero che basti il tutto. Siamo a livello 60, 62, 61 con tutti quanti. In realtà l'unico 61 è lei, però vabbè. E abbiamo tutto. Abbiamo tutti i Digen, abbiamo le psi energie in teoria più forti che il gioco ci può dare. Ciò che ci manca è la sicurezza di queste build che abbiamo creato. Non sono sicuro per alcuni dei nostri personaggi, mentre per altri penso che meglio di così non potevamo fare in teoria. Nella pratica è un altro paio di maniche. Dunque, torniamo indietro con la tartarughina, ci teletrasportiamo, dobbiamo andare a Contigo, ci andiamo a riposare alla locanda e rivediamo, velocemente un parolone, ma rivediamo tutto quanto il nostro setup. Ho fatto dei cambiamenti e questo è il risultato, o meglio la prima versione di questo risultato che vorrei provare. Abbiamo Felix e Geko come maestri, quindi ninja al massimo potenziale, con 829-824 di attacco, che oggettivamente è buono. Mi è calata un po' la fortuna per entrambi, ma lì è un attimo un gioco di cambiare i Digin fra gli altri personaggi e vedere quale mi aumenta di più la fortuna. Abbiamo Garrett che è un paladino, che oggettivamente non è male, 726 d'attacco, comunque schifo non ci fa. C'è calata un po' Jenna che è diventata una rebelva. Questo perché? Perché ho voluto provare a fare Sara come necromancer, come necromante. E questo perché lei avrebbe così l'abilità di Dulan, che è una delle abilità oggettivamente più forti del gioco. Il punto è proprio che se volevo che lei fosse necromancer mi rimaneva qualcuno con dei Digin scomposti e quindi ho dovuto puntare qualcuno con un'altra doppia classe, e in quel caso è arrivato il Rebelva, ma non mi convince del tutto. Poi Mia come mago puro, Ivan come mago puro, così abbiamo due healer fissi, e Pierce Guru che comunque 636 di attacco, schifo non fa, ma sotto a tutti gli altri. A prescindere da tutto, ho salvato, vorrei provare a fare un'altra versione per vedere quale delle due versioni mi ci trovo meglio. Ok, invece questa seconda versione rende purtroppo inutile solamente un personaggio, ovvero Ivan, ma massimizza la forza di tutti gli altri. Ho provato a mischiare fra Pierce e Ivan, che oggettivamente sono quelli un po' meno utili di tutta la squadra. Però Pierce con tutto acqua riguadagna un po' da quell'inutilità. Ed essendo loro tutti e due di tipo vento, anche a cambiargli classe finivamo ad avere purtroppo sempre qualcuno di mezzo che non ci stava. Se era Jenna che appunto andava a incastrarsi bene, non era un problema. Ma essendo loro due dello stesso tipo, purtroppo si crea casino. Quindi 782, 817, 726 e Garrett ha una peculiarità in questa build, ma la scopriremo appena arriviamo al boss. 724, quindi siamo lì con tutti e due. 456 non conta, 552, non male ma potrebbe essere meglio, ma giustamente è un caster. 623, 588. Ora abbiamo Garrett, Pierce è un po' stronzo perché lo fa da solo, però anche Pierce, e Mia che curano tutti. Ora non ci resta che fare un'ultima cosa, ovvero donare a tutti questi oggetti, così da finalmente liberarceli dall'inventario e aumentare tutti quanti le statistiche, perché ormai siamo arrivati a fine gioco. C'è rimasta solo una cosina stupidissima da fare, ma la facciamo per ovvia ragione: diamo a tutti degli oggetti curativi, nell'eventualità che ci possa essere utile. Ok, ora tutti hanno almeno uno di ogni tipo di oggetto curativo. Abbiamo la pozione nebbia, la linfa vitale e il cristallo psi. Tutti quanti ne hanno almeno 3 o 4 addirittura. Questo perché stiamo per andare ad affrontare sia il boss finale che il boss finale opzionale. E quello opzionale
potrebbe dare problemi. Io spero che siamo pronti. Mi dispiace per Ivan, ma non riesco ad incastrarlo, non con questa, diciamo, versione della squadra. Andiamo e vediamo come va. È finalmente arrivato il momento di addentrarci nel tempio di Anemos. Ovviamente non potevamo accedere finché non avessimo ottenuto teletrasporto. E dal centro della città, ora noi potremmo entrare all'interno del tempio. Eh già, santuario di Anemos. Come vedete per terra ci sono i simboli di tutti quanti gli elementi: fuoco, terra, acqua e vento. Questo chiaramente va a indicare che per ottenere l'entrata in questo luogo dovevamo avere tutti quanti i Dijin di ogni singolo tipo. E noi, completismo, li abbiamo ottenuti tutti. Non è stato difficile, forse per la mia conoscenza pregressa, ma da bambino ovviamente non è stato purtroppo facile, dato anche il fatto che ovviamente non avevo un cavo Link, non conoscevo nessuno che giocasse a questo gioco. Eppure è molto famoso come gioco. Mi ha sorpreso che un mio amico dopo tanti anni lo conosceva quanto me, ma ci siamo conosciuti molti anni dopo. E dicevo, cavolo, non lo conosceva nessuno quando ci giocavo io, strano. E invece, finalmente, completeremo questa avventura tutti assieme all'interno del tempio di Anemos. 1, 2 e 3. Salviamo. Oh, ma guarda, abbiamo ereditato il potere della terra per portare l'oscurità. Se vuoi questo potere, tocca questa stele. Felix esamina la stele. Sembra quasi una trappola, eppure è davvero un premio che ottieni. Hai ottenuto Caronte. 8 di Venere e 2 di Giove. È un po' tanto il costo. È un costo molto alto per una delle comunque evocazioni più forti del gioco, per carità. Se giochi ovviamente per la build, non andrai mai a evocarli. Il demone folle. Anche lui, come potrete immaginare dalla mia reazione, ci serve. Ma a questo giro siamo qui solamente per provare l'evocazione. Caronte. Vai. Tu, Geco, attacca. Ogni tanto scompaiono i volumi. Molto bella. Davvero molto bella. Che uno si aspetta da Caronte, sai, il traghettatore delle anime. Non un pazzo demone che ti evoca un buco nero. Però cazzo sì. Wow, bellissimo, bellissimo l'attacco. 641, non è moltissimo, ma comunque. Megiddo, così se fosse gratis. Chissà, magari lo otteniamo. Ah, giusto. Non ho liberato Garrett dalla persecuzione. Dobbiamo uscire un attimo da qui. Un altro Megiddo, perché giustamente schifo non ci fa. Vediamo. Ah, dannazione, lo sapevo, ma ci ho voluto credere lo stesso. Grazie sacerdote di averci liberato dal male. Allora, vorrei fare un test comunque per questa build, per vedere quanto effettivamente Jenna sia utile appunto con questa build. D'altra parte mi rendo conto che Beast Lord le abbasserebbe le statistiche. Purtroppo sarebbe solo un palliativo per avere Sara come necromante. Il punto è appunto vedere quanto ne vale la pena qui. Cazzo, 915 è shottata così. Porca miseria. Esagerato, non l'abbiamo neanche testata ancora. Allora aspetta, mettiamo Jacob e Felix un attimo in stand by. Ah certo, è vero, mi ero dimenticato. Non erano ancora tutti quanti attivi i Dijin. Vai Jenna, vediamo come va. Cavolo, speravo in un colpo fortunato per vedere almeno quanto facevi. Jenna, 16 di fortuna, capiamoci, è tanto. E non ha tirato un colpo fortunato. Ok, 483. Comunque non è male, non è un Megiddo, ma comunque non è male. Ok, e questa è una. Al posto di Garrett mettiamo Sara e vediamo quanto danno fa anche lei, perché questa build ovviamente è stata fatta tutta per dare a lei una sola classe. Ok, molto semplice come enigma. Molto carino però, molto particolare. Allora,
mettiamoci in difesa, tu attacca per favore e tu fammi un Dulan per vedere quanto danno fai. 497, che comunque non è poco, soprattutto per un caster, visto che comunque Dulan serve a fare più danno fisico che altro. Ok, questo è uno shortcut all'incontrario. Il tempio sarà bello tosto da girare. Ok, non pensavo neanche di star facendo la cosa giusta io, eppure ha funzionato. Ok, abbiamo già sbloccato il primo degli shortcut, quello esattamente da dove siamo usciti 2 secondi prima. Ecco qui, grazie. Io comunque mi giro tutta quanta la mappa, perché giustamente, sai, siamo nell'ultimo dungeon, comunque opzionale sì, ma metti caso che c'è un oggetto unico che, per carità, ormai siamo forti di nostro, però metti che ci rende ancora meglio, tanto meglio per noi, no? Mi fa strano che abbiamo fatto così poco, va bene che siamo all'ultimo dungeon, però cavolo, dovremmo avere una buona fortuna per fare sempre critico. Per fortuna, tutti quanti ne hanno la capacità in questo team. Stiamo scendendo sempre di più, ci sono davvero tantissime vie da fare. Ok, stessa roba. Ma a questo giro dobbiamo fare attenzione a non cadere di sotto. Me la son già presa qua, eh. Dovevamo fare il giro per largo. Eh già. Ah. Mimic. Oh, strano. Avrei scommesso che era un mimic, visto che, sai, è solo una via di discesa questa. Questa volta quello lo ignoriamo e ci facciamo tutti quanti quelli sotto per primi. Ecco qui. Tac. Giriamo di qui. E tac, tutto attivato. Non so se era la soluzione giusta, ma è comunque funzionata. Di qua. E andiamo a vedere dove siamo. Mi sa che l'altro shortcut, esatto. Ok, questa porta non si accede. Si accede solamente premendo il bottone. Facciamo levitare la pietra. Ok, vediamo dove siamo prima. Allora, qui c'è in teoria un altro shortcut. Shortcut che mi sa che non possiamo attivare. Credo che oggettivamente non ci sia modo di poterlo spostare, quindi dobbiamo fare per forza il giro prima. Il problema è che se facciamo il giro, la pietra riscende di sotto, d'accordo. Dunque, ah, di nuovo il sassolone, allora aspetta. Mi chiedo cosa succede se cade di sotto, di qua, però se io mi sposto contro la roccia, ho sbagliato, se mi sposto contro la roccia lui non si muove. Devo fare attenzione anche all'altezza. Ok, dai che ci si... Allora, l'ho capito, ma ho sbagliato ancora di uno. Ecco qua, dovevamo allontanarlo e portarlo dall'altra parte mentre noi stavamo sotto. Ecco qua. Uno lo spostiamo qui. Gli altri adesso ci pensiamo. Sto demone folle, purtroppo, anche lui come tutto il resto del gioco ha un drop rate de merda. Dovrei usare l'RNG. Non ho voglia di starmene qui a fare RNG, però spero sempre che mi dia l'oggetto che ci serve. Oddio, non ci serve. Però se ci dà l'oggetto, schifo non mi fa per il mio senso di completismo. E poi c'è la gente che nei Dark Souls si lamenta del drop rate di certe armi, quando i nemici spawnano quante volte vuoi ricaricando l'area. Vi sfido a dire che il drop rate di certi giochi del genere era molto più semplice una volta. Rialziamo la pietra. Tac, ce ne andiamo da questo lato. Ecco fatto. E spostiamo questo qua. E ora, finalmente, la porta rimarrà aperta. Meno male che la roccia non cade, perché sennò ci schiacciava. Eccoci qua. Perfetto. Enigma risolto. Stiamo scendendo sempre più in profondità. E io non so se ho preso tutto quanto
quello che c'era da queste parti. Ahia, che male. Vabbè, 120 non è neanche così tanto. Poteva andare totalmente peggio, vero? Tipo 847. Ormai non ci spero neanche più negli oggetti, cioè escono, se non escono tanto lo so già. Però a questo giro, rispetto ad altri dungeon, il demone folle sembra essere bene o male lo spawn più facile da ottenere rispetto ad altri nemici, e lui ovviamente è il nemico che ci serve. Ok, di nuovo. Oh fuck. Di nuovo lui. Ok. Va che sembra una cazzata, però tanto semplice non è. Sai che però forse... Ok, l'abbiamo risolta, perfetto. Allora, troppe vie per sto cacchio di dungeon. Allora, che cosa c'è qua? Non lo so. Ok, oh no, di nuovo. Allora, calmi tutti. Di qua sotto mi sa che è solo una via di ritorno nel caso cadi. Oh, lo ricalco. Destra, sinistra o su? Proviamo da questa parte. Da questa parte, esatto, c'è uno shortcut. Ho sbagliato. Ecco qui, andiamo a vedere, perché potrebbe esserci un forziere da quella parte. Ah cavolo, neanche ad averlo fatto apposta ho fatto la scelta giusta di andare a sinistra, sai? Perché adesso da sopra io posso fare così, tac, e andare a destra. Da qui usiamo sabbia e spostiamo questo qui. Spero ci sia un forziere, e penso sia anche la scelta più logica, anche perché non è fisso. Ah no, forse... Sai che forse era la risoluzione giusta questa? Anzi, direi che era la necessaria, perché questo è uno shortcut oltretutto. O meglio, più che uno shortcut, è il modo giusto per essere qui. Credo che siamo arrivati. Credo che siamo arrivati alla fine. L'ultimo pezzo. Ottimo. Spero più che altro che mi basti.